Mai potevo immaginare che la mia persona poteva subire una cosa di questo genere dopo una vittoria così bella, così pulita e una vittoria vinta sul campo. Quindi, vi dico grazie perché in certi momenti forse avrei mollato, se non ho mollato solo per voi, questo ve lo posso assicurare. Poi vi riferisco a una parte della stampa, e questo non è una cattiveria nei miei confronti, nei loro confronti, ma è un atto che loro non devono fare a me, ma lo devono fare alla città intera, che significa questo, che possono dire Campitelli è colpevole, quando alla fine un giudice dirà che Campitelli è colpevole. Altrimenti devono fare i cavoli loro, possono scrivere in modo diverso, ok? Questa è l'educazione, perché intorno al Teramo fino adesso ci avete giocato più voi che io che ho cacciato i soldi, ok? Ho letto che il presidente dell'Ascoli dice che vuole dimettersi se l'Ascoli non va in Serie B. Allora lo sai cosa gli dico io? Dimettiti! Perché noi rimaniamo in B! Ok? Dimettiti! Ho letto tante volte che io avrei, tramite giornali, tramite diciamo la carta stampata, che avrei più volte incontrato Ercole Di Nicoli e il signor Bargheggiani a casa mia. Figuriamoci se questo può essere una cosa inverosimile. Io questi due signori non li ho mai incontrati, e qui sicuramente qualcuno mi ha dall'alto dato una mano. Ragazzi, da noi non saprete strategie, non ci fate domande, già siamo in una situazione delicata, non va dato vantaggio al contrappositore procedurale, non l'avversario, il contrappositore procedurale e processuale. Ma un allenatore avete mai visto che ha dato la formazione o la tattica al tecnico avversario? No. E allora perché qualcuno vorrebbe chiedere qual è la vostra strategia? E sbagliate già la domanda, ragazzi, sappiatelo, lo devo dire a tutti, mai! Da noi legali sapete le strategie verranno espresse in dibattimento. Perché avete avuto un Campitelli oggi forte, deciso, accanito anche? Perché leggendo le carte noi abbiamo intravisto la possibilità che prove effettive a carico di Luciano Campitelli non ce ne sono. Ci sono una serie di forzature logiche, di forzature probatorie, di forzature storiche e ricostruttive in quella informativa in cui vengono collegate arbitrariamente delle intercettazioni telefoniche fino al punto da confondere un cognome con un bar. Questo, diciamo, non so se è uscito sui giornali, è soltanto un piccolo spunto che vi diamo, che mi hanno fatto rabbrividire. Non mi è piaciuta, lo dico subito, perché evidentemente voi non mi conoscete, ma forse sono più freddo di altri interlocutori, ma sono estremamente deciso e determinato nel dire pane al pane e vino al vino. Non mi è piaciuta la conferenza stampa che è stata organizzata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.